Cocullo, piazza Madonna delle Grazie, una piazza deserta e resterà così anche dopodomani, il 1° maggio del 2020, l'anno della pandemia. In questo luogo il 1° maggio si festeggia San Domenico e migliaia di persone aspettano che la statua del santo esca dalla chiesa e, vestita di serpenti, attraversi in processione le vie del paese. Un rito antico che quest'anno non si svolgerà. Ma chi era San Domenico e quali sono le origini di questo rito così particolare e famoso in tutto il mondo? San Domenico nasce a Foligno, prima dell'anno 1000, da una famiglia abbastanza benestante e decide di intraprendere, poi da giovane ragazzo, degli studi presso dei monasteri benedettini che si trovavano vicino il suo paese di origine. E il padre, molto diciamo propenso in questa scelta del figlio, lo indirizzò verso questi monasteri dove, ecco, San Domenico studiò da giovane ragazzo. Lì naturalmente fece esperienza all'interno di un monastero, fece esperienza di Dio e quindi decise, ecco, preso dalla vocazione verso il sacerdozio, di intraprendere questa via religiosa, che di entrare a far parte nella famiglia di San Benedetto Abate, quindi l'ordine dei benedettini, e poi di diventare anche sacerdote. Però, ecco, nella vita di San Domenico accade qualche cosa di particolare. I benedettini sappiamo che vivono la stabilitas, cioè sono all'interno di monasteri, e quando entrano in un monastero lì vi dimorano finché il Signore, ecco, non li chiuderà gli occhi. E quindi una vita di contemplazione, di preghiera, di lavoro, di meditazione. Però vediamo che San Domenico, ecco, decide di mettersi in cammino perché vuole cambiare l'aspetto della vita religiosa. San Domenico viene anche chiamato il riformatore, colui che dà riforma un po' anche alla vita della Chiesa dell'epoca. Però si mette in cammino prima per fare esperienza di Dio. Quindi San Domenico, ecco, vuole vivere un periodo di solitudine, di isolamento, e sceglie proprio, possiamo dire così, le nostre montagne, le montagne della Valle del Sagittario, per ritirarsi in silenzio, in preghiera. Ecco che è famoso l'eremo di Villalago, dove lui, San Domenico, ecco, si stabilì all'interno di una grotta e dove visse all'incirca per 3 anni. In questi 3 anni San Domenico vive, possiamo dire così, l'essenziale della sua fede, cioè il dialogo con Dio attraverso digiuni, attraverso la penitenza, attraverso la preghiera, attraverso la meditazione della parola di Dio. Molti vengono a conoscenza che lì c'è questo monaco dentro questa caverna e quindi cominciano sempre di più a visitarlo, a portargli intenzioni di preghiera, a portargli persone e intenzioni per cui pregare. E molte persone, ecco, decidono di rimanere con San Domenico. Allora, con San Domenico, possiamo dire così, per 3 anni ha vissuto quella vita eremitica, ma poi si apre anche a una vita cenobitica, cioè vive con i fratelli, inizia a fare esperienza di Dio nella fraternità, nello stare insieme. Ed ecco che San Domenico fonda
dei monasteri. Dove passa lasciava un segno della sua presenza. Ed è quello che è avvenuto a Villalago, nella vicina Villalago, dove San Domenico ha formato questo eremo per la preghiera, ma soprattutto anche per la vita comune, per la vita fraterna. Ma San Domenico, ecco, ci mostra la santità perché era un uomo di Dio, era un uomo di preghiera e metteva Dio al centro della sua vita. E allora ecco che gli stava a cuore tutta l'opera di Dio, quindi anche la Chiesa. La Chiesa viveva in ricchezze, anche in dissolutezze, viveva, diciamo, ecco, possiamo dire così, nella corruzione. Molti uomini di chiesa vivevano male e San Domenico, con la sua predicazione, con la sua voce, inizia a far sentire, ecco, che bisogna tornare a vivere ciò che il Vangelo dice, praticamente. Perché San Domenico quello faceva, viveva secondo il Vangelo di Dio, secondo la parola di Dio. Le nostre terre, ecco, le nostre terre sono state fortunate perché sono state proprio benedette da questo santo, dalla sua presenza, dalla sua preghiera, dalla sua evangelizzazione e anche dai suoi prodigi. Ecco, si dice che San Domenico, scendendo da Villalago, passò anche per Anversa degli Abruzzi, dove nel suo cammino incontrava persone, annunciava Cristo crocifisso e risorto, ma operava tanti prodigi. Ed ecco che, arrivando qui a Cocullo, ci fu un primo miracolo, possiamo dire così, di San Domenico. Dice la tradizione, la storia, che San Domenico, entrando a Cocullo, vide una scena un po' particolare. Un lupo che aveva in bocca un bambino, che lo ha strappato dalle mani della sua mamma, e la mamma, disperata, insieme a tutta l'altra gente, alla popolazione del borgo, ecco, si trovò a chiamare questo monaco che entrava in paese perché facesse qualcosa per salvare questo bambino che stava in bocca a questo lupo, a questo animale. E si dice proprio la tradizione che San Domenico riuscì a liberare questo bambino dal morso di questo lupo. Un altro fatto anche importante per la storia di San Domenico, ma anche per la storia di Cocullo, è la storia del famoso ferro. San Domenico era accompagnato da un'amica speciale, da una mula. Questa mula, dice, la tradizione trasmette anche il nome, si chiamava Giulia, e San Domenico, trovandosi qui a Cocullo, ecco, ha avuto bisogno di rifare i ferri sotto i piedi della mula, e naturalmente il, possiamo dire così, l'artigiano, il bottegaio che si occupava proprio di rifilare questo ferro, vedendo che era un forestiero, vedendo che era una persona estranea, decise un po' di raggirarlo, di prenderlo in giro, e non gli disse il prezzo esatto del lavoro, ma gli chiese molto di più. San Domenico, dice la tradizione, che se ne accorse e comandò alla sua mula di rilasciare il ferro che l'artigiano gli aveva appena fatto, e la mula, con un calcio, cacciò questo ferro e lo lasciò davanti all'artigiano, e da lì è rimasta, diciamo, questa tradizione del ferro, questo ferro che veniva usato nella festività di Sant'Antonio Abate, anche del 17 gennaio, proprio per la benedizione degli animali. E quindi ecco anche una cura, una protezione, un'attenzione verso gli animali, verso il creato, e questo ha fatto parte anche della vita di San Domenico. San Domenico, prima di andare via, ecco, decise di lasciare qualcosa in pegno in questo paese. Molti gli chiedevano qualcosa, lasciaci qualcosa della tua presenza, che tu sei stato qui in mezzo a noi. Noi riconosciamo la tua santità, la tua bontà,
ma soprattutto riconosciamo che sei un uomo di Dio, gli dissero i Coculesi, e San Domenico, a segno di protezione, gli lasciò un molare, un dente che è conservato ancora oggi qui nel nostro santuario e che viene, diciamo così, esposto nei giorni delle feste, delle festività di San Domenico e viene ecco anche venerato dal popolo. Un dente chiamato dal popolo miracolosissimo, proprio perché davanti alla reliquia del dente di San Domenico sono avvenuti poi nel corso degli anni fatti prodigiosi, miracoli. All'interno del santuario c'è una piccola campanella che adesso si trova qui nell'attuale sede perché il santuario è inagibile a causa del terremoto. Questa campanella viene tirata con la bocca dai pellegrini e viene fatta suonare. Perché San Domenico è anche invocato, proprio per la presenza del dente, contro il mal di denti. E quindi come, possiamo dire così, come rito di protezione, come chiedere protezione dal male dei denti, viene tirata questa campana. Un altro aspetto particolare che avviene durante la festa di San Domenico è quello della sabbia. Viene distribuita la famosa sabbia di San Domenico che viene raccolta all'interno del santuario ed è la sabbia che si trova proprio nella grotta che sta dietro la cappella del santo, o anticamente era, possiamo dire così, anche la sabbia che si trovava per la chiesa, che veniva raccolta e messa in alcuni sacchetti, poi veniva benedetta in occasione della festa. E questa sabbia, dice la tradizione, che veniva presa dai contadini e veniva sparsa per i campi, proprio a protezione delle campagne, sia dalle tempeste, dalle grandini, dai flagelli, ma soprattutto ecco dall'invasione di animali pericolosi che potevano mettere a dura prova l'uomo. San Domenico è invocato in modo particolare qui a Cocullo per il morso dei serpenti e degli animali velenosi. Molto probabilmente questa terra è piena di questi animali e quindi metteva in serio pericolo il lavoro dei contadini che lavoravano nei campi e spesso i serpenti, ecco, con il loro veleno morsicavano questi poveri contadini e purtroppo molti ci rimettevano anche la vita oppure soffrivano terribilmente per l'iniezione di questo veleno. E si dice che San Domenico, dice la tradizione, che molte volte ecco, ha operato prodigi proprio per salvare la popolazione dal morso dei serpenti, dal morso degli animali velenosi. Ecco, questo possiamo collegarlo con il rito che avviene ogni anno il primo di maggio qui a Cocullo. Ecco, San Domenico è conosciuto per questo nel mondo, anche Cocullo è conosciuto per questo, per il rito dei serpari, per questa festa che è un po' particolare. Molti spesso mi chiedono, ma il serpente è l'animale che la Madonna, l'Immacolata Concezione, ha schiacciato? Il serpente è l'immagine del male. Perché viene messo intorno alla statua di un santo? Sì, il serpente è l'immagine, biblicamente parlando, del male. Questo animale schiacciato dalla Vergine Maria, dall'Immacolata Concezione, come così noi la rappresentiamo, perché è l'animale che ha tentato anche l'uomo. L'uomo fu messo di fronte a un bivio, puoi scegliere il bene o scegli il male. Ecco, il serpente ha tentato l'uomo e l'uomo ha scelto la via del male. Però allo stesso momento, ecco, soprattutto nel libro del Deuteronomio, viene riportato un fatto importante nell'Antico Testamento, nella Bibbia. Quando il popolo di Israele insieme a Mosè si trovava nel deserto e si trovano il popolo di Israele che era in cammino si trova praticamente in pericolo perché ci sono molti serpenti che tentano di morsicare il popolo che camminava.
Ed ecco che il Signore disse a Mosè, gli disse: prendi il tuo bastone e metti fatti un serpente di bronzo, e chi guarderà questo serpente di bronzo verrà salvato dal morso dei serpenti. Sappiamo che questa figura del serpente di bronzo nel deserto, nell'Antico Testamento, richiama a Gesù Cristo sulla croce nel Nuovo Testamento. Chi guarda Gesù Cristo, chi segue Gesù, avrà la salvezza. E San Domenico ha fatto questo. San Domenico liberava dal morso dei serpenti, ma liberando dal morso di quei serpenti, liberava anche dal male, dal peccato. Dice la tradizione anticamente che dopo questo rito dei serpari, dopo la processione, i serpenti venivano presi e venivano addirittura anche uccisi alla fonte del paese. Oggi tutto questo naturalmente non è possibile, un po' per il rispetto soprattutto del creato, degli animali, di queste creature che potrebbero andare anche in estinzione, ecco, quindi li teniamo sotto cura. Però ecco, se vogliamo abbinare questo rito di San Domenico alla sua figura di santità, è proprio questo: San Domenico che scaccia da in mezzo agli uomini, da in mezzo al suo popolo, il male, il peccato. Quindi rende questo animale, possiamo dire così, innocuo, tanto che l'uomo lo maneggia, lo tiene in mano, se lo mette al collo, e allo stesso tempo, come possiamo dire così, una sorta di ringraziamento, l'uomo lo offre al santo, viene messo sulla statua del santo proprio per in segno di gratitudine, di riconoscenza per quello che ha fatto per il paese. Nella storia si dice che questo rito, prima del cristianesimo, avveniva con il culto pagano della dea Angizia, questa dea rappresentata con tanti serpenti intorno. Però da questo rito pagano a quel rito cristiano che noi vediamo oggi c'è uno stacco quasi di 1000 anni, quindi non sappiamo il legame che c'è tra i due. Sicuramente quello che lega, che hanno in comune tutti e due questi riti, è la terra di Cocullo, che sicuramente è ricca di questi serpenti, di questi animali, e quindi poi con la venuta del cristianesimo e con l'evangelizzazione, per l'appunto, di San Domenico, questi animali, diciamo, sono diventati il segno, possiamo dire così, dei miracoli, dei prodigi che proprio San Domenico ha operato per il popolo. I serpari sono l'anima della festa, sono loro che catturano le serpi e che le posano sulla statua del santo, e Tonino è il più anziano. Prendere le serpi, diciamo così, dipende sempre dal tempo, diciamo così, ma maggiormente qui c'è il detto che dice San Giuseppe è la prima serpe, però noi dipende sempre dal tempo, comunque nei primi del mese di aprile, dipende dalle giornate, se sono belle o le andiamo a prendere e le teniamo nella nostra teca, le teniamo così conservate in modo che poi per il giorno della festa, in onore a San Domenico, le mettiamo sulla statua, diciamo così. Ma noi ne prendiamo vari tipi, c'è il bianco, c'è l'anatrice, c'è, diciamo così, il cervone, e difatti questi che mettiamo alla statua è il cervone quadrilatero, che ha 4 righe che partono dalla testa fino ad arrivare alla coda, diciamo così. Le segniamo le serpe, ma non è che le segniamo che gli facciamo qualche segno particolare, le segniamo con un pennarello, con una cosa, perché ognuno di noi, ogni serpare, se deve prendere le sue e le va a rilasciare dove l'ha presa, perché loro sono territoriali
vivono nel loro territorio, se le porti via dal loro territorio, si perdono, cercano la speranza di ritrovare il loro territorio, non le ritrovi dove le lascio, capite? È difficile. Allora ognuno di noi le segue, le segna in modo che particolare che quando poi è finita la festa ognuno se le riprende e il giorno dopo, se è la bella giornata, le rimettiamo a mettere in libertà. I nuovi rispari sono abbastanza scaltri, adesso ci fa, a noi un po' più anziani in modo particolare, a me mi fanno le scarpe perché loro ce ne hanno magari 10, 15, 20 però, e io se ne riesco a prendere 4, 5, 6, grazie al culo, anche perché io non, oramai comincio a essere anziano, non è che anziano, comincio a essere proprio vecchietto. E allora diciamo così, vado perché la devozione, la cosa eccetera, però sono contento che questi giovani gli abbiamo lasciato una bella eredità. Ma guarda che le serpe che prendo io sono 10-15 anni che prendo, sono sempre le stesse, perché adesso hanno tutto il microchip. Quelli il giorno prima della festa, il 29, ecco, e oggi così, domani diciamo così, il 30, viene l'antropologo e due veterinari, le misurano, le pesano, gli fanno i prelievi per vedere se sono malato, non sono malato, tutte queste cose qua. Quindi noi le serpe che abbiamo adesso qui a Covolo sono tutte col microchip, quindi ecco perché diciamo così, oltre a quella che uno si riveste, se poi uno si sbaglia, la troppa dice qual è la serpa mia che te la ridà, magari se il segno che gli fai durante, perché qui chi si vuole fare la foto, quella cosa, il venerello si cancella e dice qual è la serpa mia. E allora quello lì, andiamo là, la guarda col microchip, e ce ne dà la serpa e noi la andiamo a rilasciare. Tutto qua. Purtroppo, come vi ho anticipato, la festa non si farà e non è mai successo nella storia di questa comunità che i festeggiamenti in onore di San Domenico fossero annullati, neanche nei periodi più bui. Allora, questo è un messaggio che nessun sindaco vorrebbe mai dare alla propria comunità, quello ovvero di non poter festeggiare quest'anno, come tutti gli anni, la festa del nostro santo. Che per noi è una cosa viscerale, direi, è la cosa per cui tutti i cogullesi, tutte in maggior ragione i serpari, vivono gran parte dell'anno attendendo questa data per poter rendere omaggio al nostro santo, col famoso riso dei serpari che è noto in tutto il mondo e che rende Cogullo il centro spirituale e turistico a livello nazionale e internazionale nel giorno del 1° maggio. Quest'anno purtroppo tutto ciò non potrà avere luogo, ma noi dobbiamo solo ecco, vivere questa festività che per la prima volta, ripeto, anche per la prima volta nella storia, nonostante tutti i nostri sforzi, non potrà avere luogo, cosa che invece per esempio è stata fatta a valle di guerre oppure di terremoti, di altri eventi catastrofici, perché quest'anno mancherà e dovrà per forza mancare la partecipazione della gente, che è l'elemento essenziale di quello che è il nostro rito. Noi purtroppo l'unica cosa che possiamo fare quest'anno, vista l'impossibilità a partecipare, a prendere parte attiva al rito e a poter onorare, ripeto, il nostro santo nel modo a cui siamo abituati, sia dal più profondo del cuore, quello che è la comunità della piccola comunità cogullese, sia anche a livello mediatico, perché è un evento che comunque raccoglie grande attenzione da tutto il mondo, dalle più grandi testate giornalistiche di tutto il mondo, dai fedeli di tutto il mondo. Noi quest'anno l'unica cosa che possiamo fare è vivere il più possibile nel nostro intimo questo evento con l'amarezza nel cuore, però ecco, con la speranza che il nostro santo possa comunque essere in qualche modo fiero di noi, col pensiero magari che i nostri amici serpenti possano aspettarci il prossimo anno per dire come mai l'anno scorso non ci siete venuti a trovare, e con l'auspicio che l'anno prossimo possa essere non solo meglio dell'anno scorso, ma meglio di qualunque altra volta che abbiamo mai fatto la festa. Thank you.
Quindi quest'anno non vedremo San Domenico attraversare il paese con i suoi serpenti in un bagno di folla, ma ora sappiamo qualcosa in più sulla sua vita e sulle origini del rito dei serpari. Ricordate di iscrivervi al canale e arrivederci a presto.